Sono passati appena 10 giorni dalla cerimonia della posa della prima pietra del nuovo palazzetto dello sport di Fasano e i lavori procedono in maniera spedita. Il vecchio rudere di Vigna Marina è ormai un ricordo, infatti l'operazione di demolizione è stata eseguita in tempi da record. Abbiamo contattato Antonio Scianaro, amministratore della Universal Export, impresa capogruppo dell'ATI che sta realizzando la struttura. Oggi abbiamo terminato la demolizione, ha commentato Scianaro, e adesso iniziamo a macinare i detriti, separare il materiale e portarlo in discarica. Ritengo che con un po' di ottimismo, entro venerdì termineremo anche questa fase. Adesso siamo in attesa dell'ok per l'espianto degli ulivi secolari, che a fine lavori verranno rimpiantati qui. Entro Natale inizieremo con gli scavi, per poi procedere con le fondamenta, ha concluso Scianaro. Va ricordato che, secondo il cronoprogramma dei lavori, la demolizione si sarebbe dovuta eseguire entro un mese, quindi i lavori procedono con un buon margine di anticipo. Osservatoriooggi.it seguirà passo passo i lavori di realizzazione dell'impianto per tenervi sempre aggiornati sino all'inaugurazione.